Amiche e amici asciugoni, ma ben ritornati, ce l'abbiamo fatta! Eccomi qui di nuovo a trasmettere da questo salotto, il salotto con più oggetti a caso del mondo. Come vedete in questa stagione trasmetto da uno studio completamente rinnovato, infatti la calatea che vedevate prima sullo sfondo è morta, ma adesso campeggia una rigogliosa pilea! Calatea, ho detto, vero? Sì. Pilea, sì. Non badiamo a spese! Perché voglio ricordare a chi ascolta il mio podcast unicamente nel suo formato audio e ignora che sulla mia pagina Instagram, tra parentesi, chiocciola Lodocomello, ce n'è una versione anche video, che l'asciugona è il prodotto più homemade e chilometro zero dell'intero panorama intrattenitivo italiano, fatto in casa per voi. Io qui che scrivo e parlo e dietro la telecamera non c'è più il buon Tommaso da Buenos Aires che ha scelto di fare il regista su un altro set che evidentemente riteneva più cool, è importante di questo. Vabbè, ma la nostra troupe si allarga e gode di un nuovo acquisto. Giancarlo, migliore! Vuoi venire a salutare Giancarlo? Un cognome, una garanzia. Ciao Giancarlo! E voi vi chiederete, e Teo? Dov'è? Teo è a malarsi al nido. Chissà con quale germe virulento giocherà oggi. Comunque, ci siamo lasciati vari mesi fa con l'ultimo episodio della scorsa stagione, oserei dire praticamente un anno fa, mamma mia, come sono lenta, con un Teo ancora lattante ed io ancora mamma mucca in preda alla cascata ormonale piena di buoni propositi per il futuro. Ma adesso, un anno dopo, la situazione è completamente diversa. Sono successe un paio di cosette nel frattempo. Teo ha salutato definitivamente le mie tette. Adesso mangia come un alpino con la gotta, mentre io e Tommy abbiamo ripreso un briciolo, ho detto un briciolo, di controllo sulle nostre vite. E Tommy, d'altro canto, ha ripreso anche lui un minimo di controllo sulle mie tette. Comunque, che dire, è passato un anno, pandemia tra alti e bassi, Milano più alti che bassi. Ho scritto un libro, abbiamo preso tutti quanti il Covid, ho saltato la finale di GT, Teo ha compiuto un anno, adesso cammina. Insomma, tutto bene direi, ma non voglio spoilerare troppo perché ad ogni episodio il suo tema è dedicato. Detto questo primo episodio era così, solamente per salutarvi, per ristabilire un contatto con calma, d'altronde è passato un anno, quindi insomma, riabituiamoci un po' a questa nostra presenza reciproca. Fate passaparola con amici e amiche, ditegli che l'asciugona da adesso in poi per ogni settimana e 10 episodi sarà con voi. Lungi da me iniziare ad asciugarvi aggressivamente sin da subito, eh. L'avete letto il mio libro? Io non vedo l'ora di parlarvi nel prossimo episodio della mia esperienza con il terrore dei sette mari, lo scoglio più temuto del primo anno di vita, la fonte dei drammi esistenziali di ogni mamma, lo svezzamento. E allora vi do l'appuntamento a settimana prossima, vi voglio un sacco di bene, mi siete mancati tantissimo e ciao, ci vediamo. Avete letto il mio libro? Consiglio di leggerlo, è importante. ABC. Mamma mia.